Buongiorno. Buongiorno a tutti. Siamo in Slovenia, stiamo andando alla Slap Kozjak, che è la cascata. E l'abbiamo già vista più volte, ma in realtà passavamo dalla zona con il tour che abbiamo fatto ed è immancabile, dai. Ci vorrà circa mezz'ora, poco più, a piedi, quindi dai, in un'ora e mezza si fa tutto. E andiamo a vedere com'è. Sempre uno spettacolo, è bellissima e poi siamo soli, quindi top, ce la siamo proprio goduta. Prossima tappa, le gole di Tolmino, e per arrivarci costeggiamo tutto il fiume Socca, che poi diventerà Isonzo, che è questo fiume dal colore wow. Avremmo anche pagato. Le gole di Tolmino sono chiuse, però il tornello ha girato, la cassa è chiusa e... quindi niente. Boh, siamo passati noi. Vedete, c'è una grotta e c'è una sorgente termale che l'acqua va dai 18 ai 20 gradi. Ci siamo spostati di un'oretta e mezza di macchina e stiamo andando a vedere la Savica Waterfall, la cascata. E questa volta invece ci ha fregato. Io c'ero stato in inverno e non si pagava, invece adesso è a pagamento anche d'inverno, quindi qua ci tocca pagare. Cazzo. L'acqua scende di qua, ma dovrebbe scendere anche da qua e così, che è una cascata a forma di lettera A. E insomma, dai, è abbastanza faticoso arrivarci, peccato. Ci siamo spostati al lago di Bled e è iniziata subito la tragedia col trovare dove dormire in Slovenia, che è perenne. Sì, è tutte le volte così, perché loro non ti vogliono, il campeggio è chiuso, gli altri parcheggi non ci puoi stare, quindi ci sposteremo. Una tragedia. Comunque niente, questo è il lago di Bled e adesso andiamo a fare un trekking di Mala Osnica, che è la vista dall'alto. Abbiamo deciso di spostarci dalla zona di Bled perché il campeggio è chiuso e i parcheggi vai a spendere una trentina di euro per rimanere parcheggiati. Dormire fuori dal campeggio in Slovenia è impossibile perché la polizia la mattina presto fa il giro di tutti i posti possibili e immaginabili, ovviamente ci è già capitato, e ti multa, quindi proprio assolutamente no, non conviene, perché lo sanno dove sono i furgoni, quindi ci vanno. E abbiamo deciso che torniamo in Italia per dormire. Poi domattina ci dovremmo rispostare un secondo in Slovenia, ma proprio vicino al confine. Però andiamo a dormire tranquilli a casa. Ora stiamo pattinando letteralmente su delle lastre di ghiaccio. Per arrivare a Zelenci. We'll be right back.
Buongiorno, abbiamo dormito ai laghi di Fusine, che sono completamente ghiacciati, quindi non abbiamo fatto il giro, niente, tanto non c'è riflesso. Freddissimo oggi, in realtà metteva sole ma proprio freddo. E fortuna che con il riscaldatore nel furgone stiamo proprio da Dio, una festa. Ora scendiamo piano piano verso casa e stiamo andando a vedere qui vicino a Tarvisio l'orrido slitta. Della slitta, che non abbiamo mai visto, siamo passati parecchie volte ma non ci siamo mai fermati. Vediamo com'è. Allora, il sentiero in realtà era chiuso, noi siamo passati lo stesso, è pericolosissimo perché come avete visto è tutto ghiacciato. Direi che qua non si avanza perché il ghiaccio si è preso tutta la passerella. Questa grotta è una bomba, bellissima. E ora piano pianissimo torniamo indietro, che è abbastanza, abbastanza complicato. Eccoci qua, tornando verso casa abbiamo infilato una vallata che non avevamo mai fatto, che è quella che si prende da Tolmezzo e collega Ciaulis a Flagogna. Mai sentiti nessuno dei due. E la Chiara pranza intanto. Ho fame. Stiamo costeggiando un fiume che ha un sacco di punti veramente carini e poi ci sono delle zone con i tavoli, la possibilità di accendere il fuoco, il barbecue. Ora è molto freddo, chiaramente è una zona da fare d'estate anche perché qui il fiume è balneabile e merita, d'estate deve essere molto bello.